partire da fuori e poi venire a panoramicare dentro? Ecco qua. Perché c'è un cambio di fondo. Ti porto indietro lo schienale, un po' tanto non è indietro nessuno. Scusami, ti rompo. Oppure posso andare a vedere che decollo, ma non dalla cabina di pilotaggio, proprio dall'interno dell'aereo, questo grazie, lo vedete, lo si può vedere sui monitor, poi in camera del controllo si può vedere sui monitor. Parti da lì, ed ecco, non vedi me, parti da lì, io dico, ed ecco il decollo, lo stiamo vedendo, ma non dalla cabina di pilotaggio, perché su ognuno dei monitor, li devo accendere. Fa finta che siamo in cabina di pilotaggio, vedi il decollo, vedi, ecco il momento del decollo, lo stiamo vedendo non dalla cabina di pilotaggio ma dall'interno della casa, sì, perché thank you.
Buongiorno, sono Andrea Stolza, direttore marketing di Alitalia. Ho il piacere di darvi il benvenuto a bordo del nuovo primo Airbus 330-200. Raffaello Sanzio, l'aereo è il primo dei due in consegna durante l'estate 2010. È già operativo sulla rotta da Milano Malpensa a Narita dall'11 luglio e il secondo sarà operativo dal 10 agosto sulle rotte da Milano Malpensa per Miami e per New York. Un grande piacere per me raccontarvi la nascita di questo progetto, che è il ritorno di Alitalia al lungoraggio. L'aereo è il primo passo verso il rinnovamento della flotta di lungoraggio. Passo importante perché prosegue il percorso di rinnovo di tutta la flotta Alitalia, già avviata dal 2009 su tutto il medio e corto raggio.